Mbappé, Pulisic, Donnarumma e Cutrone. Questi sono solo alcuni dei candidati al trofeo Coppa 2018, un nuovo riconoscimento che andrà a premiare il miglior under 21 della scorsa stagione. Non casualmente gli viene difatti attribuito il nome di pallone d'oro per gli under 21. France Football ha selezionato solamente 10 giocatori del panorama calcistico mondiale. Le votazioni per decretare il vincitore non saranno affidate a dei giornalisti, ma a persone che il calcio lo hanno vissuto in prima persona. Si tratta difatti di 33 giocatori ancora in vita che nell'arco della propria carriera hanno vinto il pallone d'oro. La qualità in questi 10 atleti non manca sicuramente, si può già dire che la maggior parte di questi tra qualche anno si potrà annoverare nell'elite calcistica mondiale ed oggi con Pierfrancesco Modica e per numero 10 andiamo a vedere quali sono i candidati al trofeo Coppa. Trent Alexander-Arnold. Il talento del Liverpool è uno dei favoriti per la vittoria finale. La scorsa stagione si è rivelata la sua consacrazione, passando dall'essere un giovane di belle speranze al terzino titolare dei vice campioni d'Europa. Klopp ha creduto sin da subito molto nel ragazzo classe 98, tanto da relegare in panchina un calciatore del calibro di Klein. Lo scorso anno sono state 34 le presenze per lui tra Premier League e Champions League. Le belle prestazioni offerte con i Reds gli hanno offerto anche la possibilità di partecipare al mondiale con la casacca inglese, mondiale che non giocherà da titolare, ma che lo vedrà comunque ben figurare quando chiamato in causa. Oussem Aouar. Scusate la pronuncia. Passato sotto traccia tra i meno informati, Oussem Aouar lo scorso anno ha compiuto una brillante stagione con la maglia del Lione. In 44 presenze ha trovato la via del gol 7 volte, fornendo anche 6 assist. Numeri davvero intriganti se rapportati alla sua età, di appena 20 anni, alla sua posizione in campo. Difatti Aouar è il perno del centrocampo del club francese. Sul giocatore già si registra l'interesse di Arsenal e soprattutto Barcellona. Di certo il Lione, per meno di 40 o 50 milioni di euro, è difficile che lo lasci partire. Rodrigo. Neo acquisto del Real Madrid, Rodrigo è l'unico calciatore tra i presenti che attualmente non milita in Europa. Proviene difatti dal Santos, che alla tenera età di 16 anni lo ha lanciato subito nella massima categoria brasiliana. 34 partite per la giovane ala sinistra, condite da 7 gol e 3 assist. Ad evidenziare la grande qualità tecnica del calciatore basti pensare che i Blancos, per prelevarlo dal Santos, hanno investito una cifra vicina ai 45 milioni di euro. Un'operazione che ricorda in molti aspetti il trasferimento in terra madrilena di Vinicius Junior. Patrick Cutrone. Non servono molte presentazioni per il giovane proveniente dal vivaio del Milan. Cutrone la scorsa annata è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale all'interno della propria squadra, complice anche il rendimento non ottimo dei compagni di reparto Kalinic e André Silva. Al termine della stagione Patrick è stato il capocannoniere del Milan, con 18 gol realizzati in 46 presenze. Tanto fiuto del gol e l'infinita voglia di emergere gli hanno regalato diverse soddisfazioni. Quest'anno nelle gerarchie parte dietro Gonzalo Higuaín, anche se Gattuso gli sta garantendo parecchie occasioni che l'attaccante sta pienamente ripagando a suon di gol. Ritsu Doan. Anche Ritsu Doan rientra nella speciale classifica stilata da France Football. Si tratta di fatti di uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico asiatico. Proviene dal Giappone e la scorsa stagione ha mostrato le proprie qualità in Olanda con la maglia del Groningen. In 32 presenze ha fatto 10 gol e 4 assist. Numeri importanti per un giocatore che sa disimpegnarsi egregiamente su entrambe le fasce. Questa stagione non è iniziata nel migliore dei modi per il club olandese e lo stesso Doan ne sta risentendo. Nonostante ciò, le qualità non mancano e sicuramente il talento nipponico farà a lungo parlare di sé. Justin Kluivert. La scorsa sessione di mercato si parlava di possibili trasferimenti in Premier o in Liga per il ragazzo olandese. Alla fine Monchi è stato il primo ad ottenere il sì sia da parte del giocatore che da parte del club ed è riuscito a portare il figlio di Patrick a Roma. Lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Ajax spiccando non poco, 11 gol realizzati e 5 gli assist regalati ai compagni. Questa stagione può rappresentare il definitivo trampolino di lancio per il ragazzo. A Roma, in un ambiente più caotico e meno tranquillo, starà a lui conquistarsi la titolarità, giornata dopo giornata, ed i cuori dei tifosi giallorossi. Gianluigi Donnarumma, altro talento proveniente dalla cantera milanista. Gianluigi Donnarumma, in sole 2 stagioni, è riuscito a consacrarsi come uno dei portieri più promettenti di tutto lo scenario calcistico mondiale. La scorsa stagione è stata costellata da alti e bassi per lui. Complice un inizio di stagione non facile, a causa del caos scoppiato per il suo rinnovo contrattuale, Gianluigi non è riuscito a regalare ai tifosi rossoneri il rendimento che ci si aspettava da un portiere del suo calibro. Tuttavia questa stagione sembra essere tornata ai propri standard. A Milanello possono dormire sonni tranquilli, pensando al futuro roseo che gli si prospetta dinanzi, sia in zona difensiva che in zona offensiva. Christian Pulisic. Dortmund, da anni, è una fucina di potenziali campioni. Nelle ultime 2 stagioni Pulisic è diventato man mano sempre più importante nello scacchiere tattico del club tedesco. Proveniente dagli States, Christian è un'ala che garantisce tanta corsa unita ad una qualità tecnica indiscussa. Non essendo un eccellente finalizzatore, preferisce mandare in porta i propri compagni tramite splendidi passaggi filtranti.
In questo periodo si dice come Pulisic vede il suo futuro lontano dalla Germania. Il club teutonico però chiede 70 milioni di euro per il suo gioiello ed il Liverpool ci sta riflettendo concretamente. Amadou Haidara. Gamba, polmoni e dinamismo. Queste le caratteristiche principali del mediano malese proveniente dal Salisburgo. Cresciuto nelle giovanili del club austriaco, il giocatore ha compiuto un grande salto di qualità lo scorso anno. Preso pieno controllo del centrocampo, è riuscito a trascinare la propria squadra sino alle semifinali di Europa League, risultato che nessun addetto ai lavori si immaginava. Per Amadou questa stagione è iniziata esattamente come si era conclusa quella precedente, maglia da titolare e tanta voglia di vincere non solo in patria ma anche in Europa. Kylian Mbappé. È senza dubbi lui il grande favorito per la vittoria finale. Kylian Mbappé, fresco vincitore di un mondiale giocato da protagonista ed unico calciatore di questa lista candidato anche alla vittoria del pallone d'oro, è uno dei migliori calciatori al mondo che potenzialmente potrebbe riscrivere la storia del gioco, posizionandosi accanto ai vari Messi, Ronaldo, Maradona e Pelé. La strada da percorrere per lui è ancora molto lunga, ma la direzione intrapresa è quella giusta. Solo 20 anni per lui e la convinzione che il meglio da parte sua non lo sia ancora visto. Questi ragazzi erano i 10 candidati al Pallone d'Oro Under 21. Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere se li conoscevate, fatemi sapere se questo video è stato utile per voi. Secondo voi chi vincerà e fatemi sapere la vostra classifica qua sotto da 1 a 10. Io ve la dico molto rapidamente la mia, potrei sbagliarmi ovviamente perché è un pronostico. Posizione numero 10 per Doan, numero 9 per Haidara, numero 8 per Rodrigo, numero 7 per Ouar, numero 6 per Cutrone, numero 5 per Pulisic, numero 4 per Kluivert, numero 3 per Donnarumma, numero 2 per Alexander-Arnold e numero 1 per Kylian Mbappé. Fammi sapere la tua con un commento qua sotto, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto perché mi fa sempre molto piacere e per seguire gli altri video di giorno in giorno ti ringrazio per la visione, buon shalalala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video! Prima di chiudere il video regalami qualche secondo, devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì, le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.